Il dottorato è un periodo di formazione post-laurea dedicato alla ricerca, della durata di 3 anni. Qualunque sia l'argomento, l'obiettivo del percorso di dottorato è quello di contribuire con la propria ricerca all'avanzamento della conoscenza nel campo disciplinare in cui essa si colloca. Se in passato il dottorato era principalmente rivolto alla preparazione della docenza universitaria, oggi si rivolge anche al di fuori del mondo accademico e ha come obiettivo la formazione alla ricerca per i settori produttivi, le istituzioni, gli enti culturali. La scuola di dottorato IUAV nasce dall'aggregazione di alcuni tra i più antichi dottorati italiani nei settori dell'architettura, del design, dell'urbanistica. Alla loro ormai pluriennale attività si deve una produzione di docenti e ricercatori operanti in università ed enti di ricerca italiani e stranieri. La sede IUAV dedicata alle attività di dottorato è Palazzo Badoer, dove risiedono gli uffici amministrativi e dove si svolgono i convegni, le conferenze e tutte le attività che hanno contribuito a fare di questa sede un importante punto di riferimento culturale. Pur essendo costituita da un unico corso, la scuola si articola in 9 ambiti disciplinari che attraversano le discipline del progetto e delle arti. In parallelo, sono presenti dei percorsi che permettono uno scambio fra le discipline, necessario per affrontare la complessità dei temi e degli aspetti che riguardano le ricerche, attraverso attività comuni e trasversali. Negli ultimi anni, ed in particolare con il PNRR, si sono sviluppati i percorsi dottorali condivisi con il mondo imprenditoriale per formare dei manager della ricerca, con l'obiettivo di rafforzare le condizioni abilitanti per lo sviluppo innovativo delle imprese. Nei bandi PNRR il concetto di impresa è inteso in modo ampio e trasversale. Abbraccia qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, ente pubblico o privato. Nell'arco della durata di 36 mesi, è previsto un periodo di studio e ricerca all'interno dell'azienda, variabile tra 6 e 18 mesi. I temi di ricerca sviluppabili mediante l'attività di dottorato sono ampi e possono spaziare in funzione delle discipline e del campo di attività dell'impresa. Possono spaziare nelle varie aree tematiche legate alla sostenibilità, alla transizione socio-ecologica ed energetica, alla digitalizzazione, dalla pianificazione allo studio di spazi e materiali, dai vari ambiti del design all'interazione, dalla moda alle arti e alla comunicazione, dagli studi di archivio alle indagini strumentali. Il costo di una borsa di dottorato per 3 anni ammonta a 60.000 euro, finanziati al 50% dall'università e al 50% dall'azienda che intende aderire. Alla quota di 30.000 euro a carico dell'impresa si integra l'eventuale contributo aggiuntivo per esperienze all'estero, missioni di studio e formazione, di 10.000 euro. Il cofinanziamento della borsa nel caso di un ente privato è deducibile, permettendo all'azienda di dedurre l'importo in maniera totale, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato. La proprietà intellettuale dei risultati ottenuti durante l'attività di dottorato appartiene in egual misura sia al dottorando che all'impresa, rimanendo entrambi liberi di rivelarne i risultati, oppure scegliendo di non farlo. È necessaria una prima lettera d'intenti come manifestazione di interesse, a cui segue poi la sottoscrizione di una convenzione ufficiale tra l'Ateneo e l'impresa, dove sono regolamentati i punti essenziali dell'accordo. Le imprese che volessero manifestare il proprio interesse a cofinanziare una borsa di dottorato possono scrivere alla segreteria del dottorato.